Benvenuti sul canale Asfalto Rovente, siamo qui per commentare il Gran Premio di Francia che ha visto la vittoria di Max Verstappen su Lewis Hamilton. Al terzo posto Perez, che soffia il podio negli ultimi giri a Bottas, a seguire Norris e Ricciardo, Gasly, Alonso, Sebastian Vettel e Stroll al decimo posto. Partendo dal duello di testa, il duello per il campionato, Max dà una prova di forza assoluta, sbaglia soltanto la prima curva, però in realtà non è un errore quello, ma era semplicemente la volontà di darci lo spettacolo che vogliamo in Formula 1, quindi ha pensato bene di sbagliare la prima curva, di farsi sorpassare da Hamilton. Grazie Max, ne siamo stati molto contenti. E scherzi a parte, ha sbagliato la prima curva perché è entrato un filo stretto per proteggersi e quindi la macchina ha dovuto dare più sterzo, la macchina è andata in sovrasterzo, ha dovuto allargare verso destra e si è fatto sfilare da Lewis, purtroppo. E purtroppo per lui, però per fortuna per noi. Ma dopodiché abbiamo capito subito che la gara non sarebbe stata così scontata, perché Hamilton non è andato via, Max è rimasto lì. La Mercedes, cosa succede? A un certo punto la Mercedes si fa un autogol, richiama Bottas dentro, questo provoca la chiamata della Red Bull su Verstappen per evitare l'undercut, e Max Verstappen a sua volta fa l'undercut sulla Mercedes, perché la Mercedes su Hamilton, perché Hamilton non si aspettava, e soprattutto la Mercedes, perché lui voleva continuare, che Max avrebbe recuperato quei 3 secondi. E infatti arriva sul filo di lana, esce dai box Lewis, Max si butta dentro, ce la fa, grandissimo sorpasso e va in testa. Dopodiché arriviamo a 2/3 di gara dove i piloti soffrono di blistering, tengono un ritmo veramente alto e già lì tutti capiscono che non sarà possibile arrivare fino alla fine con quel ritmo. La Red Bull cosa fa? Una volta imparata la lezione di Barcellona, richiama dentro Max per un secondo pit stop per avere le gomme più fresche alla fine. Fa esattamente quello che ha fatto Hamilton durante il Gran Premio di Spagna nei confronti di Max. Max inizia a girare 2 secondi più veloce di tutti, arriva su Bottas, lo passa, dopodiché sembra che faccia un po' di fatica a recuperare Hamilton, anzi Hamilton a un certo punto riesce anche a riguadagnare un secondo, quindi a tenere il vantaggio sui 5 secondi e mezzo. Ma qui è Max che fa la differenza, perché gestisce le gomme in quei giri per poi dare tutto negli ultimi 4-5 giri e arrivare al penultimo giro e attaccare Hamilton, il quale gara perfetta, ma non si difende, non accenna neanche a difendersi, e francamente nessuno ha capito il motivo. Probabilmente non c'era nulla da fare, però da 7 volte campione del mondo ci si aspetta sempre quella cattiveria per voler vincere il mondiale. Però lui rimane dritto, Max lo fulmina, e perché nulla può contro Max, e Max vince la gara. Dopo lo scoppio della gomma a Baku non si demoralizza e dà una prova di forza. E bisogna dare anche merito alla Red Bull, perché nonostante tutto le proteste contro i regolamenti, contro l'ala flessibile, modifica l'ala e comunque va. Detto questo, io dico che Max è molto più in forma di Hamilton in questo momento. Il quarto posto di Perez in qualifica e il terzo di Bottas sia in qualifica sino a qualche giro dal termine dimostra che la Mercedes c'è, anche perché Bottas, detto tra noi, ormai è demoralizzato, sa che è l'ultimo anno, sa che non potrà più lottare per il mondiale, sa che probabilmente rimarrà senza la macchina o dovrà tornare in Williams, che Williams, come sappiamo, non è così altamente competitiva. E quindi devo dire che secondo me Max sta facendo veramente la differenza. È giovane, ha 24 anni, Hamilton è fortissimo, però ha 36 anni, e per quanto sia forte, Max ha quella fame in più, secondo me, e sta facendo la differenza. E se fosse veramente la Red Bull a livello della Mercedes, probabilmente farebbe primo e secondo, perché con Perez, perché Perez non è proprio l'ultimo pilota, l'ultimo proprio che passa.
Detto questo, quindi un gran complimenti a Max, che ci regala questo mondiale combattuto. Non è più un monomarca Mercedes come gli scorsi anni, dove Hamilton correva contro nessuno, perché Bottas c'era quelle due volte che si alzava bene dal letto, dopodiché niente, nisba. Quindi detto ciò, passiamo agli altri. Dobbiamo aprire il capitolo Ferrari. Purtroppo la Ferrari fa un passo indietro rispetto alle due gare precedenti. Ricordiamo due gare cittadine, due gare in cui la macchina si adattava molto bene, perché la Ferrari di quest'anno ha due caratteristiche. Va molto forte nelle curve lente e scalda molto velocemente le curve, le gomme. E questo limite si è visto oggi su questo tipo di tracciato, dove c'era un forte degrado, il fatto di scaldare subito le gomme di più l'ha un po' penalizzata. Quindi un passo indietro, però considerando il vero l'anno scorso, considerando quello che ha fatto nelle scorse gare, direi che è comunque, dobbiamo pazientare, perché comunque, come avevo già detto in passato, è stata già brava a sviluppare la macchina dell'anno scorso potendo intervenire in maniera molto limitata sulla vettura dello scorso anno, perché avevano due token, quindi hanno potuto toccare un po' il motore e un po' altri componenti, ma non riprogettare la macchina a zero, perché ricordiamo che in seguito alla pandemia i regolamenti sono stati congelati. Detto ciò, devo dire che Sainz ha fatto molto meglio di Leclerc, Leclerc sottotono veramente questo Gran Premio. Durante l'arco di tutto il Gran Premio sono finiti entrambi fuori dalla zona punti, però bisogna riconoscere a Sainz che ha fatto un ottimo weekend al di là del risultato, perché la macchina non era competitiva. Poi è vero che quando la macchina è competitiva, poi il guizzo finale lo dà sempre poi Charles, quindi, però è giusto riconoscerlo. Bisogna poi dare riconoscere che Ricciardo sta facendo progressi, anche se poi è arrivato dietro Norris, ma la prima parte di gara è molto aggressiva, molto bella. Norris si conferma ai suoi livelli, anche Gasly, e dopo vedrete le pagelle a fine video. Anche Fernando, che conclude un ottimo 8° posto e chiudono 9° e 9° Sebastian Vettel, che si conferma sulla via di ritorno. Certo, non è il secondo posto della scorsa gara a Baku, però ha ottenuto un'ottima prestazione, è arrivato 9°, è arrivato in zona punti, sta riprendendo un po' la sua costanza, anche se è arrivato davanti a Stroll. 9° e 10° vuol dire che io da Vettel mi aspetto che faccia 7° o 6° a parità di macchina, però ovviamente ci sono anche gli altri piloti, quindi è anche difficile. Però sono contento per Seb che si sta riprendendo, sono contento per Perez che ha vinto la scorsa gara e comunque sta facendo quello che la Red Bull gli ha chiesto. E niente, fatemi sapere se vi è piaciuto il Gran Premio, cosa pensate di questa bellissima sfida mondiale, chi è il vostro favorito tra Hamilton e Verstappen e cosa pensate della Ferrari durante questa gara. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi al canale, mi farebbe piacere, oltre che mi aiutate a supportare il canale, a farlo crescere. E ora vedrete le pagelline. Voto 10 a Max Verstappen, che conquista una pole position insperata alla quale ci credeva soltanto lui. La domenica prende parte, sbaglia soltanto per farci divertire, per rendere il Gran Premio meno noioso, e invece ci regala una gara cardiopalma che finisce al penultimo giro. Voto 9 alla Red Bull, che dopo aver incassato le proteste di Mercedes, modificato l'ala, continua a volare, si sa, Red Bull mette le ali. Voto 8 a Lewis Hamilton, che capisce che quest'anno la musica è cambiata, che non sarà facile, che Verstappen non è Bottas, e si addormenta mentre Max lo svernigia sul rettilineo, mentre sta pensando come vestirsi domani. Voto 7,5 a Sergio Perez, che dopo la vittoria di Baku e il podio del GP di Francia, nonostante sacrificio strategico, mette in crisi la Red Bull, era già pronta a sostituirlo con il fratello di Max che non ha. Voto 7,5 a Lando Norris, che quando non gli viene staccata la connessione wifi della mamma si dimostra sempre solido e veloce, grandissima prestazione, e si porta a casa il primo posto degli altri contendenti. Voto 7 a Ricciardo, che si ricorda come si guida e inizia a dare fastidio, inizia a sgomitare nel gruppo,
Ma arriva ancora dietro al suo compagno, deve ancora imparare a usare la PlayStation. Voto 7 a Gasly, che non perde occasione per dimostrare quanto sia veloce, quanto sia stato meritato il divorzio da Red Bull. Ma lui continua, ci crede, gufa Perez e vuole tornare, si sa, in Red Bull. Sono simpatici come un dito nel. Voto 7 a Fernando Alonso, che sta migliorando, si è messo dietro il compagno Ocon e vuole al più presto tornare a insultare tutti sui team radio. Per questo deve tornare competitivo, deve tornare davanti. Voto 7 anche Sebastian Vettel, che dopo il podio di Baku ci crede, rimane costante, arriva di nuovo a zona punti davanti al compagno Stroll, sta vedendo l'uscita fuori dal tunnel. Voto 6 e mezzo a Carlos Sainz, che surclassa il compagno di squadra in tutto il weekend, ma lo fa in un weekend che non si ricorderà nessuno, dove le Ferrari finiscono fuori dai punti. Voto 5 e mezzo a Bottas, che anche nel weekend in cui sembra più in forma riesce ad arrivare dietro al compagno Hamilton, perdendo un podio a favore di Perez e facendo il numero 2 dei numero 2. Ma attenzione ragazzi, ha detto che ha capito come battere Lewis Hamilton, peccato che ce l'ha detto 3 anni fa. Diamogli ancora tempo, magari ce lo dimostrerà prima o poi. Voto 5 a Charles Leclerc, che viene surclassato tutto il weekend dal compagno di squadra. Pensa di stare a giocare alla PlayStation. Umano. Voto 5 alla Ferrari per averci illuso con le due pole position consecutive e con la mancata vittoria di Monaco. Torna al suo pianeta Terra e ora dobbiamo capire. Voto 3 alla Mercedes, che a furia di guardare le ali della Red Bull si fa un clamoroso autogol chiamando Bottas in anticipo per il pit stop, innescando il pit stop di Max, che a sua volta farà undercut Lewis Hamilton. Guardoni! Senza voto, Stroll, nonostante sia a detta del padre uno dei futuri campioni del mondo, ancora non lo dimostra. Da un futuro campione del mondo ci si aspetta molto di più.